Ciao, sono Pierluigi, sono un ottimo nonno, conosco delle favole meravigliose e ne conosco una sul lupo che è veramente straordinaria. I miei nipotini me la chiedono sempre. Niente, in fondo il lupo fa il lupo per mestiere, perché ha bisogno di vivere. Ricordo sempre ai miei nipotini che il lupo ha nella tana dei lupacchiotti e una mamma o una moglie che li aspetta e che lo aspetta. E quindi il lupo sì è cattivo, ma è cattivo per necessità. Forse se al lupo gli si facesse trovare qualcosa da mangiare, aggredirebbe meno. Beh, io ho una società di ingegneria, progettiamo aziende ormai da molti anni, e la nostra visione è al mercato e allo sviluppo dello stesso, quindi molta attenzione a tutto quello che succede. Senza trascurare però una delle cose che desidero di più è il nostro prossimo. E la cosa più difficile da fare, sembra strano, è proprio aiutare il prossimo. Perché non è così semplice, non riusciamo a cavarcela mettendoci una mano in tasca e dando qualcosa, anche perché non sempre abbiamo voglia di farlo. Non sempre abbiamo qualcosa da dare, e anche perché sarebbe troppo poco. E allora, diciamo così, c'è un'ambizione che mi spinge. L'ambizione è cercare di fare qualcosa che sia veramente utile e che non sia fine a se stessa, anche se aiutare qualcuno in maniera fine a se stessa è di per sé importante. A me piacerebbe fare qualche cosa. E sto facendo qualche cosa affinché io possa veramente, concretamente riuscire a creare un'organizzazione di aiuto verso il prossimo. E questo aiuto deve essere un aiuto possibilmente a 360 gradi. La cosa che io più sognerei è poter portare per mano qualcuno da aiutare fino a un momento, a un bivio della sua vita, e potermi poi vantare e dire: io quello l'ho aiutato. Allora, sono stato l'anno scorso in Libano, è stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza per me, perché ho visto quel che succedeva, ho visto il disagio dei profughi, i bambini che correvano a fianco ai nostri lynch chiedendoci le bottigliette d'acqua, e noi non potevamo fermarci perché era pericoloso, però posso dire che l'assistenza c'è, nel senso che poi ci sono delle camionette cariche di queste bottigline d'acqua dell'esercito italiano che distribuiscono spessissimo acqua a questi bambini e a queste famiglie. Thank you.
Bell di Rubber. Il Corpo Internazionale di Soccorso è un'occasione unica per noi e per coloro che ne fanno parte di poter fare qualche cosa per il nostro prossimo. Oggi fare qualche cosa per il prossimo è una cosa difficilissima. Il più delle volte tutto quello che si fa non è proprio una cosa necessarissima, però noi la facciamo lo stesso perché diciamo comunque qualche cosa abbiamo fatto. Oggi è complicato, oggi è difficile, però la nostra, diciamo così, missione è quella di cercare di elevare il nostro gradimento di aiuto. Ora, senza entrare nel particolare, per esempio, in questo momento noi stiamo puntando al dopo di noi, che è una delle tante missioni che abbiamo, sulla quale io credo, insieme ai miei più stretti collaboratori, credo veramente. Cioè il dopo di noi, il poter dare la certezza ad una madre, ad un padre, che il loro figlio disabile possa avere un futuro, fosse anche soltanto quello di assistenza, è una cosa che in questo momento mi gratifica e ci gratifica moltissimo. Ecco, se noi riusciamo a creare veramente una struttura sinergica che possa aiutare tutte le persone che hanno il problema di come faranno i loro figli eventualmente disabili quando loro non ci saranno più, ecco, questa è una cosa che mi fa stare bene. Questo è un obiettivo che se io riuscissi a portare a termine sarei veramente felice. E questo va al di là, al di fuori e al di sopra di tutto, di un ordine cavalleresco o del piacere di mettersi una medaglia. Questo è un qualcosa per il prossimo, questo è un qualcosa è futuribile. Ecco, questo è qualcosa a cui miro. I miei 70 anni me li ricordo tutti, talvolta ripensando a delle cose che non farei, riprovo lo stesso dispiacere, lo stesso dolore o, diversamente, lo stesso piacere e lo stesso lo rifarei. Ho passato, tutto sommato, 70 buoni anni, ho imparato molte cose. E da tutte queste cose che ho imparato ne è scaturita una voglia di farne tante altre. Un bilancio non si può fare. Io ritengo di poter avere ancora molto da fare e molto da dire. Di una sola cosa sono certo, però, che sono cose che da soli non si possono fare. Cioè, nella vita, man mano che vai avanti, hai necessità di qualcuno che ti supporti, di qualcuno che ti aiuti a fare quello che desideri fare. Mentre a 30 anni quel che desideri fare lo fai e basta, da 70 anni in poi no. Hai bisogno di persone che ti aiutino a raggiungere i tuoi scopi. E posso dire che ne ho ancora più di uno. Thank you.
sento di ringraziare senz'altro i miei genitori, che mi hanno fatto così come sono e mi hanno dato la possibilità, dandomi una buona salute, curandomi, di arrivare all'età che ho. Sono stati importantissimi, io me li porto dentro giorno per giorno, con le loro difficoltà e con le difficoltà che all'epoca furono anche mie. Poi senz'altro devo dire grazie a mia moglie, che è stata la compagna della mia vita, che silenziosamente mi ha sostenuto e mi ha fatto fare quel che desideravo fare, cercando solo di contenermi, di darmi una sponda di sinistra e una di destra, e poi mi ha lasciato navigare. Un'altra persona, immagino, un'altra entità che mi è stata vicina, io lo chiamo il mio angelo custode. Io sento che qualcuno mi tiene per mano, mi guida e mi fa andare avanti.